Dietro le quinte con Gafur di Terramara, ammette, attori spaventati. La soap turca Terramara continua a regnare nei cuori del pubblico italiano, conquistando sempre più spettatori ogni giorno. Uno dei punti forti del cast è sicuramente l'interpretazione di Gafur, da parte dell'attore Bülent Polat. In un'intervista rilasciata al magazine Dreamers, l'attore ha raccontato delle difficoltà incontrate nell'interpretare questo personaggio così distante e complesso dalla sua vera natura. L'attore ammette di aver fatto un lavoro profondo perché il personaggio da lui interpretato è molto distante dalla sua personalità e questo ha reso ancora più complicato il ruolo. Per sentirsi a proprio agio nei panni di Gafur, Polat ha dovuto allontanarsi da molte abitudini quotidiane e addirittura dalla propria famiglia. A tal proposito aggiunge: «Ho passato del tempo vivendo con lo stile di vita e nello spazio abitativo di Gafur. Ho vissuto nella sua casa da solo quando non c'era la troupe». Quindi ha anche vissuto nella casa del personaggio da solo per sentirne la presenza e lo stile di vita. Questo ha reso il processo di costruzione del personaggio doloroso per lui e per la sua famiglia, ma allo stesso tempo molto gratificante. Durante le riprese l'attore ha anche incontrato alcune difficoltà, come momenti di paura nei confronti dei suoi coattori causati dalla sua tendenza a improvvisare. Poi l'attore racconta: «Ci sono stati dei momenti in cui ho spaventato letteralmente i miei coattori, senza rendermene conto, improvvisando in molte scene, infatti le sue facce così particolari colpiscono molto il pubblico. Tuttavia, il set è stato anche pieno di momenti divertenti, come quando è stato circondato da pecore che lo fissavano, oppure quando un cavallo gli ha rubato la carota dalla mano». E proprio ricordando alcuni di questi momenti, l'attore Gafur racconta una scena. «Ero intrappolato tra decine di pecore che mi fissavano con tutta la loro attenzione e dopo un breve silenzio ho continuato a improvvisare e tutte le pecore mi hanno seguito». Infine, quando gli è stato chiesto se la donna che lo colpirebbe di più nella vita reale sarebbe Sanie o la signora Unkar, l'attore ha risposto che la sua preferita è proprio la signora Unkar. Per oggi, queste piccole news inerenti agli attori, a uno degli attori di Terramara, finiscono qua. Vi ricordo, se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima! Beş tane. Dört tane fındığın var, ikisini yedin. Dört, ikisi gitti. Kaç tane kaldı? Dört tane. Ulan dört tane fındığın var, dört tane. İkisini yedin, zukkumlandın. La geriye kaç tane kaldı diyeyim sana ya. Salak.